Buonasera, volevo chiederle innanzitutto come valuta la prova della squadra. Lei, dopo la sconfitta di Brescia, aveva parlato di voler ritrovare la mentalità di squadra. L'impressione che si è avuta è che questa risposta ci sia stata, anche se in alcuni frangenti la squadra ha sofferto tanto, però c'è un dato che c'era di fronte il miglior attacco della Serie B e ha fatto gol soltanto sul rigore. Io sì, sono soddisfatto della prestazione. La squadra ha ritrovato la sua identità, ha affrontato una squadra forte, che invece è una squadra forte sul serio, e alla quale abbiamo concesso, come ha detto lei, un gol sul calcio di rigore. È stata una partita molto molto difficile, combattuta, equilibrata. Siamo stati sempre molto compatti, molto corti, molto aggressivi. Un bel gol abbiamo fatto all'inizio, quel pressing alto in cui ci ha permesso di passare e arrivare poi alla conclusione. E quindi sono soddisfatto della prestazione della squadra, al cospetto di un avversario, a mio avviso, fino adesso forse il più forte che abbiamo incontrato. Quindi ci è voluta una salernitana quasi, quasi perfetta. Dico quasi perché il rigore è stato, diciamo, un episodio che, così, insomma, un po' sicuramente penalizzante per il risultato, un po' precipitoso per noi. Quell'occasionissima di Juric alla fine, il colpo di testa che ci poteva dare il gol del 2-1, che sarebbe stato comunque una vittoria preziosissima, però, ripeto, la prestazione c'è stata, è confortante il comportamento della squadra. La squadra ha fatto la sua partita, non ha concesso quasi nulla a Lecce. Ripeto, il calcio di rigore, siamo a un intervento un po' in ritardo, però nel computo generale le occasionissime le abbiamo avute noi, quella di Tutino, quella di Djuric sono nostre. Se fai gol lì vince la partita. Il Lecce ha avuto questo predominio, questo possesso palla. Il Lecce è una squadra forte veramente, forse la più forte che abbiamo incontrato fino ad ora. Non abbiamo concesso poco, abbiamo concesso poco, quasi niente, ripeto, l'episodio del calcio di rigore. E le occasioni più grandi sono state nostre, quelle due che ho detto prima. Mi ritengo soddisfatto della prestazione della sostanza partita. Le ragazze hanno fatto quello che dovevano fare, quindi poi che si è sbagliato, ci sta che si è sbagliato, ma anche loro hanno fatto gli errori, perché è stata una partita molto combattuta, molto aggressiva, sia da parte nostra che da parte loro. Ci sta che quando le due squadre si confrontano nell'aggressività, è chiaro che l'altro può anche sbagliare. Però ripeto, dopo la sconfitta di Brescia, io ho avuto la risposta che volevo, sapevo ritrovare la squadra, l'ho ritrovata. E ripeto, non è facile affrontare in 3 giorni Brescia e Lecce. Stasera abbiamo fatto un'ottima gara, il risultato alla fine lo prendiamo per buono, poteva essere anche migliore, ma siamo contenti comunque di aver portato a casa almeno il pareggio. Squadra che ha grande temperamento, ha carattere, è combattiva, ha delle capacità che cerca di sfruttare al meglio e al massimo. A volte, ecco, si incontrano le squadre forti, però chiaramente stasera siamo stati bravi a non perdere, perché potevamo anche vincere, nel senso che nel momento dopo della partita abbiamo saputo soffrire, stringere i denti e portare a casa il punto, che in quel momento era quello che più contava. Anche se, come ho detto prima, nella gestione potevamo, le occasioni più, secondo me la partita abbiamo gestita molto bene, non qualche pallone sbagliato, ci sta perché si può sbagliare, però nella lettura abbiamo saputo soffrire, siamo stati compatti, non abbiamo concesso grandi occasioni all'avversario, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Sappiamo che loro sono squadre molto forti, quindi bisogna mettere in preventivo e poi soffrire quando loro giocano. Però, ecco, io penso abbiamo concesso poco a una squadra come Lecce. Noi siamo una squadra vendicata alla pelle con tutti, quindi non ci piove. La seconda partita in 3 giorni contro Brescia e Lecce è comunque impegnativa. Poi adesso abbiamo il Frosinone per completare il quadro. Giocare ogni 2 giorni è molto impegnativo per una squadra che fa di ritmo, intensità come noi, la sua arma predominante. E comunque, ripeto, oggi abbiamo sofferto il giusto, ma non abbiamo subito in maniera così evidente e clamorosa. Quindi mi ritengo soddisfatto della prestazione. Poi altri discorsi, alla fine contano i punti, dire se noi possiamo fare questo, possiamo fare quello, viviamo la giornata, cerchiamo di fare più punti possibili. Poi vedremo a tirare delle somme. Adesso presto fare valutazioni, perché il campionato, questo è un campionato molto equilibrato, molto difficile, sono 7-8 squadre che lo possono vincere, secondo me. Quindi è presto dire. Sugli obiettivi, cioè, siamo lì, anche noi siamo fra il novero delle squadre che stanno facendo un campionato, come ho detto prima, molto equilibrato, con 6-7 squadre di altissimo livello, e cerchiamo di durare il più lungo possibile, poi vedremo alla fine. Mi ero ripromesso di non toccare questo argomento perché ero molto nervoso, tant'è che ho cercato un po' di
farmi un po' passare i nervi prima di venire a parlare con voi, e mi ero ripromesso di non toccare questo tasto. Tu me lo scopri, io ci entro, perché bisogna dire anche le cose come sono realmente successe, no? Perché si fa sempre parlare, noi siamo qua, siamo là, si parla da questo, si parla da quello, però quelli che sono episodi che non dipendono da noi, che possono determinare il corso della partita, stasera ci sono stati diversi e tutti a nostro sfavore. Questo è un campionato che si gioca ogni due giorni, non si possono far giocare sempre gli stessi giocatori, perché poi non si arriva alla fine, perché chi gioca sempre poi o si infortuna o non ha più condizione, e chi non gioca mai non ha mai condizione. Noi abbiamo la necessità, l'obbligo di allargare il ventaglio delle opzioni che ci abbiamo. Questo è un discorso che ci ha fatto in passato. Io comunque sono contento della prestazione di Conte. Sapevo più di un'ora non poteva reggere, ha tenuto, ma se non gioca mai pure la condizione non la prende mai, parliamoci chiaro. Quindi è una pedina in più che abbiamo da gestire, perché si gioca fra due giorni, poi si gioca ancora fra quattro giorni, cioè non è che riesce a fare le partite gli stessi giocatori. Io Cassasola adesso non ci ho ancora pensato se dovrà riposare, perché non è che le considerazioni sul recupero si faranno domani e al limite dopodomani, poi venerdì arriva subito, quindi non ci ho ancora pensato sinceramente. Però è chiaro che lui è un altro di quelli che ha sempre giocato, e prima o poi ho bisogno anche lui di tirare un po' il fiato, anche perché poi c'è la partita martedì, qui le partite sono una dietro l'altra, ogni tre giorni è dura, è fatica, poi ci sono le trasferte, quindi tutto un insieme di cose che contribuisce a creare comunque uno stress fisico. Schiavone l'abbiamo recuperato, un giocatore importante per noi, è entrato bene, come sono entrati bene sia Diurice che lo stesso Cernetti, Veseli, che hanno dato un contributo anche se un frazionato limitato, Kupiz lo stesso, quindi ecco, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo contenti perché si è lottato, si è combattuto. Adesso la prossima rientrerà Di Tattio, che era squalificato, quindi ecco, piano piano cerchiamo un po' di equiparare un po' il concetto di utilizzo dei giocatori, e di magari se qualcuno ha bisogno di tirare un po' il fiato, è normale. Però adesso sinceramente non ci ho ancora pensato, lo vedrò domani o dopodomani.